Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi vi voglio presentare una pizza, naturalmente napoletana, cotta nel forno F1 Garatron che vedete alle mie spalle. Come sapete, ormai lo possiedo da alcuni mesi e sto sempre sperimentando alla ricerca di soluzioni le migliori possibili da proporre poi a voi. In questo caso vi posso dire, credo con buona soddisfazione, di aver trovato la quadra per quanto riguarda la pizza napoletana all'interno del Garatron. Il Garatron ha un controller elettronico delle temperature che è molto particolare perché misura una sola temperatura all'interno della camera. Poi ci consente di regolare la resistenza superiore e quella inferiore nelle tempistiche in cui esse vengono accese, ottenendo di fatto che venga rimarcata in maniera più evidente la temperatura superiore oppure quella inferiore. Finora avevo provato alte temperature all'interno della camera, 530, 540 e anche 550 gradi, con regolazioni le più diverse possibili delle resistenze sopra e sotto. Questa volta invece ho voluto fare una nuova prova. Ho provato praticamente a tenere certamente molto alta la funzione della resistenza superiore al 90%, ma ho provato ad alzare in maniera consistente quella inferiore che tenevo fino all'ultima prova a circa il 30-40%, l'ho elevata all'80%. E come potrete vedere, credo che complice certamente anche l'impasto che ovviamente ha la sua grandissima importanza nel risultato finale, però certamente credo di aver individuato la migliore soluzione per utilizzare il Garatron e vi prego di segnarvi queste impostazioni perché potrebbero essere necessarie per tutti i futuri possessori dell'ormai atteso F1P134H nella sua nuova versione con i controlli digitali come il Garatron. Spostiamoci adesso nella tavola qui a fianco a me per vedere la stesura che anch'essa è rivelatrice delle tecniche che utilizzo e può essere utile a qualcuno. Poi il condimento della pizza e infine la cottura nel forno Garatron. Come sempre, iniziamo immergendo il panetto nella farina. Badate bene che non lo trattengo eccessivamente e che comunque, come vedete adesso, una volta che lo poggio sulla tavola, provvedo a scuotere la farina in eccesso che poi letteralmente sposto da una parte. Ho usato apposta la tavola di metallo per mostrare questo particolare che mi viene richiesto da più persone. Poi delicatamente con i polpastrelli spostiamo l'aria verso il bordo. Considerate che questa tecnica è quella dei pizzaioli napoletani, ma comunque anche schiacciando il bordo, la presenza degli ingredienti esclusivamente al centro farà in modo che comunque il cornicione si gonfi identicamente. Usiamo adesso un po' la tecnica dello schiaffo per allargare il panetto. E subito dopo utilizziamo anche quella dei pugni, ovvero sia mettiamo il disco di pasta sopra i pugni e provvediamo con le nocche ad allargarlo un po', sempre delicatamente. Ottenuta la dimensione che ci occorre, iniziamo a mettere gli ingredienti. In questo caso stiamo usando una crema che diventa la base della pizza. Questa crema è di speck e radicchio. La disponiamo bene, stando assolutamente attenti a non andare inutilmente sopra i bordi. Non occorre. Rimaniamo quindi a circa 2,5 cm di distanza. Aggiungiamo poi un filo d'olio, un po' di formaggio grattugiato. In questo caso è del pecorino sardo e poi mettiamo pezzetti di gorgonzola. Qui acceleriamo e vi mostro subito direttamente la sistemazione dei pezzi, così come a lavoro completato. Poi mettiamo il fior di latte tagliato a listarelle. Il fior di latte in questo caso è di marca Arborea, una marca sarda. Tiriamo la pizza sulla pala. Essendo la pala di legno, tra l'altro, non occorre stare a mettere farina sotto.
allarghiamo bene il disco di pasta in maniera da occupare tutto lo spazio e poi andiamo in forno nel Garatron. Qua la quadratura che ho trovato, come vi dicevo nell'introduzione al video, è impostare 540 gradi di temperatura nella camera e poi regolare la resistenza superiore al 90% e quella inferiore all'80%. Lasciamo cuocere e iniziamo subito a intravedere la maculatura. In questo caso la cottura è fatta senza alcuna girata. Ho fatto proprio questo test perché, come vi ho detto, stavo ricercando la quadratura migliore per la pizza napoletana all'interno del Garatron. La cottura complessiva sarà di circa un minuto o poco più. Un'ultima occhiata e possiamo togliere la pizza. Guardate voi e ditemi, ora che ho messo il rallentatore, se vi sembra che la quadratura sia stata ottenuta. A mio parere sì, perché la pizza è maculata correttamente dappertutto, senza neppure aver avuto bisogno di girarla. Ve la mostro adesso e vi mostro il fondo. E vi saluto ringraziandovi di essere stati qui a vedere questo video e dandovi appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.